Stefano Iannilucio. No, sono un tesserato. Mio padre, il dottore Camillo Iannilucio, è il presidente dell'associazione ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo Italia Aiello Calabro, e anche presidente del comitato Valle in Festa. Queste due associazioni si sono, diciamo, prodigate nell'organizzare questo evento in maniera ovviamente faticosa, ma il risultato penso si noti, è sotto gli occhi di tutti, è un successo, dai. Io te l'ho chiesto prima mentre stavamo camminando nel borgo, cioè fatto da guida, ci hai illustrato quanto impegno ci è voluto per la prima edizione, ma soprattutto anche quanto le persone abbiano partecipato gratuitamente, dando il loro contributo, anche fornendo, che ne so, le persone che avevano degli animali, gli animali stessi per la buona riuscita del presepe. Vogliamo ripetere e ringraziare chi insomma vi ha dato questo contributo in maniera totalmente gratuita, ma ovviamente sottolineando il vostro impegno per la rinascita del borgo di Aiello. Certo, ringrazio tutti i tesserati dell'associazione dell'ANSPI, ma anche volontari non tesserati che, sapendo di questo evento volontariamente e, come ho detto prima, direttamente sono stati contattati, ma anche indirettamente hanno partecipato, sapendo di questo evento spontaneamente hanno dato una mano, chi appunto i contadini del posto hanno dato i loro animali, le pecorelle, gli asini, il bue, poi abbiamo avuto la collaborazione da parte del maneggio di Aiello che ci ha dato quattro cavalli che sono appunto stati cavalcati da quattro centurioni, quindi è proprio il presepe vero nel vero senso della parola, scusate il gioco di parole, e voglio sottolineare come questa associazione e volontari si siano adoperati nell'allestire nei minimi particolari il presepe vivente, ma anche nel ripulire le strade di Aiello, distribuire lungo il percorso la terra, ma anche la paglia, onde evitare che ci fossero spiacevoli inconvenienti. E diciamo al 100%, a 360 gradi, ci siamo adoperati per organizzare un evento che dà lustro a questo centro storico, un centro storico bellissimo. E un evento del genere fa conoscere, come ho detto prima, ai visitatori dei paesi limitrofi, ma anche agli aiellesi stessi, le bellezze e le caratteristiche del nostro centro storico. E questo è stato, diciamo, la nostra idea, ecco, organizzare un evento del genere per riaprire i portoni, i magazzini, le case, i palazzi nobiliari e riproporli alla gente. Magari qualcuno che a Natale viene originario di Aiello può rivedere il luogo dell'infanzia dove magari da piccolo giocava a calcio e riscoprirlo con le lacrime agli occhi. Qualche visitatore diceva: ecco lì, mi ricordo dove giocavo a calcio, dove mia nonna andava lì a pulire i panni, a stenderli, eccetera, eccetera, o l'artigiano del posto. Quindi io vi invito a venire qui ad Aiello, il 5 gennaio ci sarà anche la seconda serata e sarà una serata stupenda.